qua, eccoci qua. Buongiorno. 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 Come la va? Benissimo. Che bel ragazzo che si è fatto. Benissimo. Sta migliorando. Benissimo. Ci fa piacere queste cose lì, perché la gente che passa. Che bellezza. Che è brutto quando si dicono queste cose, perché uno dice te. Questi. Ma chi è questa signora a fianco? Allora, te parli così, racconta. Parliamo di una cosa importantissima oggi. Innanzitutto parliamo di un'isola che c'è. C'è un'isola, che è l'isola di Elba, che è vitale, è piena di iniziative, è piena di associazioni, è piena di volontariato, è piena davvero di eccellenze, solamente che sono un po' scordinati. Cioè ognuno fa un po' quello che gli pare, giustamente, però non si uniscono mai, non si trovano mai d'accordo, non c'è un filo logico che leghi. E chi meglio può legare questo filo logico? Un aquilone. Ho la pelle accapponata. Si fa volare per raggiungere l'isola che c'è, è l'aquilone di Suor Silvia. Quindi, beh, mica solo mio, Non solo di Suor Silvia, precisamente, cioè Suor Silvia. Faticosamente costruito in quasi 2 anni di lavoro. Quindi è un progetto importante. Progetto che andrete a presentare poi in maniera ufficiale nella conferenza stampa quando? Sabato. Però facciamo l'anteprima e noi spieghiamo bene di cosa si tratta. Arrivederci. È importante perché ne va di tutta la vita sociale dei nostri ragazzi, perché va proprio a toccare i nostri ragazzi. Salve. Ovvero salve. Tutti i ragazzi che vanno, insomma, fino a 5-14 anni. Però poi noi poi vediamo di estenderlo, perché comunque c'è una dispersione un po' culturale, c'è povertà educativa. E allora non c'è solamente la povertà economica, ma soprattutto la povertà educativa. E allora Suor Silvia, con tutte queste bellissime... Oh, facciamo una carriera. Queste bellissime signore! Brutto! Lo so, quello brutto ci deve essere. Non è vero. Salve. Oh, guarda lì. Finalmente, un po' di donne. Arrivederci, stia bene. Insieme sono l'unico brutto da determinate associazioni e fondazioni hanno dato vita a questo progetto che Suor Silvia ci spiegherà nel dettaglio. Quanto tempo? Abbiamo il tempo che ci parla. Poco. Però li potremmo andare. Insomma, esatto. No, questo progetto è cominciato praticamente 2 anni fa. Dovevamo cominciato a conoscerci, a vedere. C'era un bando con tantissimi soldi e questo aveva un po' attirato dicendo... E allora abbiamo tentato di presentarci su questo bando che è in tutta Italia, i progetti sono centinaia in tutta Italia, però noi siamo l'unico in Toscana, l'unico su questa fascia d'età 5-14 e quindi l'unico in Toscana è concentrato all'Elba, quindi noi ci sentiamo siamo anche un po'... Siamo riusciti a prendere i soldi. Sì, abbiamo preso tanti soldi. Abbiamo preso 700 e più 1.000 euro. Ma c'è gente già di luccica, esatto. Ti presento un progettino. Poi è vero che siamo tanti, sono tantissime le azioni, il progetto durerà 3 anni e quindi alla fine i soldi sono pochi perché non sono mai sufficienti, però... Già piangi miseria, hai preso 700.000 euro e già piangi miseria. No, fantastico. No, però l'intenzione è quella... Intenzione, quello che abbiamo scritto nel progetto, e l'obiettivo grosso è quello di creare un'attenzione all'educazione in tutti, far crescere le competenze educative nei genitori, negli insegnanti, nella gente comune, volendo negli stessi ragazzi, creare una comunità educante diffusa, creare un'isola educante, combattere proprio un po' questa frammentazione, perché qui tanti si impegnano, tanti si danno a fare, ci sono anche delle belle competenze, però non c'è respiro, per cui le cose muoiono un po' su loro stesse, si sovrappongono. Unico polmone. E un poeta. Sente romantico. Te lo giuro, guarda, vengono le lacrime. No, il partenariato è interessante perché abbiamo 2 comuni che hanno accettato di essere partner senza finanziamento. Ha capito. Non devono tirare fuori soldi. Ma gliel'avete detto, forse pensavano. Ci appoggiano, ci sostengono. E sono comune di Rio e Capoliberi. Poi abbiamo 2 istituti comprensivi e praticamente il Carducci e il Giusti, quindi praticamente quasi tutti i plessi dell'isola d'Elba, tranne Portoferraio. Poi abbiamo un mucchio di associazioni, alcune qui sono presenti,
abbiamo Legambiente, abbiamo due associazioni che si occupano di sport, vela e canoa, per cui diversamente marinai, abbiamo l'associazione di canottaggio di Porto Azzurro, e abbiamo un gruppo di psicologhe che si associa in una realtà che si chiama Imperformat, un po' complesso come nome, però loro sono potenti, molto brave, molto attive. Abbiamo Ufficio Liberarti, che è un'altra piccola associazione di promozione sociale, ma che da anni lavora nell'educativo informale soprattutto. Io rappresento l'Istituto Madre Mazzarello, le suore di Rio Marina, ma rappresento anche un altro piccolo ente di formazione professionale di cui sono legale rappresentante, quindi in pratica rappresento due partner del progetto. E chi dimentico? Agedo, abbiamo un'associazione di genitori che non hanno sede ancora qui all'Elba, sono di Livorno, sono a livello nazionale e loro si preoccupano, sono un'associazione di genitori che vogliono aiutarsi e aiutare gli altri a difendere la diversità, soprattutto quella di genere in primis, però alla fine loro si allargano veramente sulla difesa di tutti i tipi di diversità. Quindi siamo un partenariato eterogeneo. Poi c'è Opla, vedo che di Migarba, il nome Opla. Ufficio Liberarti. Migarba anche Santo Pertini. Santo Pertini, certo, Circo Santo Pertini, che è un circolo, anche questa è una piccola realtà che però nel tempo ha fatto delle cose interessantissime sulla democrazia e sulla cittadinanza attiva. E a noi ci sembra che ognuno di questi partner abbia le competenze anche molto diverse tra di loro, ma che concorrono insieme per costruire effettivamente queste competenze educative a 360 gradi e fare un buon servizio ai ragazzi, permettere ai ragazzi di essere protagonisti. Ora, come noi, perché il nostro pubblico, perché abbiamo un pubblico, certamente, che è duro quanto noi, duro. Dice, c'hanno 700.000 euro, tutte le associazioni in circolo, cosa ci propongono? Attiveremo 5 spazi, che un po' five, please. Yes. 5 spazi. Che un po' in parte esistono già, in parte saranno da individuare e recuperare, non è che ci vediamo a costruire degli ambienti, però valorizzeremo degli ambienti vuoti, delle realtà magari in disuso, magari anche belle, che però non sono frequentate, e dovremo farli diventare un po' come degli hub di riferimento per quel territorio. 5 distribuiti sull'isola, e pensiamo che questi 5 hub siano come un generatore di energie, non chiuso in se stesse, tutto si sviluppa dentro quello spazio. Quello spazio attiva una serie di azioni interessanti su tutto il territorio. Andiamo e le prime cose che cominceremo a fare sulla prochietezza, perché sennò si saranno spazi, la gente pensa si trovano, e lavorano strane cose. Siamo concreti. È così, ci fa caso, è dalla nascita. Allora, intanto la primissima cosa che è nata è questo staff di educatori. E questo staff è stato selezionato, ha fatto già un piccolo pezzo di formazione, la continuerà a fare, e loro saranno effettivamente il cuore del progetto, perché loro sul territorio si muoveranno, cercheranno, costruiranno rete, attiveranno dentro questi spazi dei pomeriggi interi, occupati, dedicati ai giovani, dove i giovani possono essere protagonisti. Si faranno delle cose ordinarie, come i compiti, il gioco libero, ma si faranno anche delle cose un po' straordinarie, come le attività finanziate dal progetto. Allora, l'idea di aprire per esempio un piccolo Fab Lab, per cui mettere insieme manifatturiero e digitale, cioè le mettono al lavoro, chiaro? Così almeno vedrai che poi dopo capite il quanto Fab Lab non è solo lavoro, perché c'è anche una dimensione fortemente d'apprendimento nuova, educativa e interessante fatta attraverso il Fab Lab. Nascerà un laboratorio per esempio di musica, attrezzato con strumenti musicali, e nascerà un laboratorio dove si possono fare dei video, valorizzando quello che già per esempio la scuola ha, un patrimonio enorme in termini di supporti informatici, però aggiungendo qualcosa si potrà creare proprio un laboratorio di video. Poi una biblioteca digitale che potrà aver sede in un posto, però poi far funzionare un po' le biblioteche tradizionali e non di tutte le scuole, non solo, se i comuni accettano, collegare anche quelle. E ancora avremo percorsi di canottaggio, sia senza acqua che con l'acqua, perché funzioneremo con l'emergometro oppure con esatto, avremo percorsi di vela, passeggiate sensoriali solo per ragazzi oppure sul
con le famiglie, anche di mindfulness, non soltanto passeggiate naturalistiche, ma anche legate proprio a una filosofia di vita un po' diversa. Avremo una rilettura della grande traversata elbana, fatta un po' a scuola e un po' sul posto dai ragazzi stessi. Ognuno studierà il suo pezzo di grande traversata elbana là dove abita, lo ricostruisce pensandolo a dei ragazzi, faranno una piccola guida che verrà pubblicata e servirà sia per gli elbani e per i turisti. Poi i ragazzi si inviteranno a vicenda a percorrere il pezzetto di grande traversata che è vicino a loro. Nascerà un museo di zoologia ambulante su un pulmino, per cui portare in giro un patrimonio che è nostro, tipico qui dell'Elba, portarlo in giro, farlo conoscere un po' a tutti. Avremo anche un po' di soldi per favorire il trasporto dei ragazzi, perché il problema grosso a volte è che le opportunità ci sono, ma i ragazzi non riescono ad arrivarci. I genitori non c'hanno tempo, i genitori non c'hanno spazio. E allora lavoreremo su due filoni grossi in questo senso. Pulmini, macchine che possono effettivamente portare i ragazzi da una parte all'altra, e poi una banca del tempo per sollecitare un po' il volontariato delle persone e mettere a disposizione per esempio mezzi, persone, tempo per spostare questi ragazzi. E il volontariato verrà un po' sollecitato su tutto, in modo che i genitori possano effettivamente essere educatori non solo dei loro figli, ma in questi ambienti, diciamo, di comunità, essere un pochino educatori di tutti, portando le loro competenze, le loro passioni, i loro desideri, costruire insieme un po' una visione del futuro diversa da quella che forse stiamo coltivando adesso. Quindi progetti concreti, veri, quindi di sport, di cultura. Quindi molto valorizzate le STEM, cioè le famose discipline legate alla scienza, tecnologia, matematica, ingegneria, che spesso sono solo per alcuni e magari maschi. Invece noi vorremmo che diventassero un bene comune da conoscere, da apprezzare, nel quale diventare più competenti per maschi, per femmine, per vecchi e per bambini. Insomma, c'è un tutti. Sta bollendo. A partire da sabato pomeriggio la festa. Tutti invitati sabato. Vorrà essere un assaggio del progetto, quindi la faremo non solo come conferenza stampa che spiega le cose con le slide. C'è da mangiare. C'è da mangiare, c'è da mangiare sempre. Mi verrà preparato. Però da mangiare preparato in un laboratorio che si realizzerà nel pomeriggio e alla fine si mangia. Se non prepari, tu porti la roba da casa, te la cucini. La roba la trovi lì. E che aspettavi? La sburita, che aspettavi? Comodi, pancati. La presentazione del progetto sarà facendo dei laboratori che anticipano tutto quello che il progetto sarà, per cui chi viene potrà avere un assaggio di quello che vorremmo sabato realizzare. 15 giugno, sabato 15 giugno alle 16:30 presso l'ostello Elba del Vicino a Rio Marina. Via Dominzoni 5. Precisa la sua. Il navigatore. Il navigatore non si sbaglia. Il navigatore dentro il salone polivalente. Sciabattica all'entrata il navigatore, lo sai, che arriva lì alla bretella e dice dove devo andare. Poi una volta passa dalla bretella. C'è qualcosa che già avete deciso, cioè noi, io mi occuperò di questo e farò questo. Hai già tutto diviso bene. Ce lo raccontate? Dai. Luca, tu ti occuperai? Vai. Allora, io con Diversamente Marinai, noi ci occuperemo di proporre una scuola del mare. Non è proprio una scuola vela classica e convenzionale, ma sarà una scuola di mare. Quindi cercheremo di creare piccoli equipaggi, dove all'interno di questi equipaggi i ragazzi impareranno non solo a andare in barca a vela con barche grandi, quindi barche più di 9 metri, quindi gabinati, ma impareranno anche a stare insieme su una barca. E quindi siccome sulla barca non si fa solo vela, ma si vive a 360 gradi. Ce ne abbiamo tanti, non si preoccupi. Questo è un... Faccia caso, è un disadattato di Porto Azzurro, ci faccio caso. Questo è così, è milanista. Ne vorrei un po' di meno. Ah, ecco. Quello c'ha pensieri, vedi. Questo... Allora, guardate chi è che parla nel frattempo, ecco. Sarà un destinatario del nostro... Sempre, no, ma lui... Sì, no, capisce il momento, lui. No, per quello è, capisce il momento. Sorella. La perdizione a me che io non ho bisogno. Sì. No, ma con la damigiana gli altri. In capo, fra capo e collo. Zitto po'. Niente. Per non c'è problema. Va benissimo, va benissimo. E quindi niente, noi faremo questa proposta di una scuola del mare, aperta appunto a tutte le fasce d'età.
I ragazzi impareranno ad andare a vela, ma non solo, impareranno la vita di bordo, l'essere equipaggio, probabilmente dopo una piccola esperienza iniziale anche allo stare in barca più di un giorno, e quindi anche a utilizzare la cucina, a stivare la cambusa, a compiere insomma tutte le azioni che normalmente si fanno in una barca, che secondo la nostra esperienza di ormai diversi anni è un microcosmo, è una micro società che deve essere retta da delle regole ben precise perché funzioni tutto. E quindi questo in questo luogo si crea un momento fertile di formazione. E quindi questo è il nostro modo di affrontare la barca e la vela. Non è solo vela, ma è vela con un contorno. La lanze di cosa si occupa? La lanze. La lanze è la comunicazione. Io faccio la comunicazione del progetto sull'Isola d'Elba. Basta. Secco e durosi. Sì, insegna a comunicare anche cioè, ai nostri ragazzi. Per ora questo. Faccio la segreteria. E poi sanno fare di tutto, poi dici fanno mi salvi sto file, non sono buoni. Sanno fare molto più di noi. Però qua io faccio solo spippolo sui social e scrivo qualcosa per far sapere quello che succede. Ma passiamo alle Young Girls. Abbiamo dimenticato tutto l'asse orientamento, che lo faremo in mille modi diversi. Michela, racconta un po'. Andiamo avanti con... Cosa pensavi che fosse, secondo te? Una briscola? Una scala 40? Cosa pensavi che facevamo? La tombola? La tombola. Io benedisco, signora. Ci faccia caso, è così. Chi è che parla? Chi è? Parla io. Allora, come diceva Suor Silvia, io insieme ad altre mie colleghe, quindi questo gruppo di psicologhe, stiamo buttando giù tutto un catalogo di proposte, e tra queste ci sono un bel po' di ore, 600 ore dedicate a sportelli per l'orientamento. Quindi queste attività in parte verranno svolte durante l'orario scolastico grazie appunto alla collaborazione con i due istituti comprensivi che hanno preso parte al progetto, però poi ci sono tante altre proposte che insomma stiamo buttando giù. Ci sono dei progetti che vorremmo dedicare per i genitori, per aiutare i genitori a sviluppare delle competenze che gli permettano di riuscire a relazionarsi meglio con i propri figli. Ci sono poi anche altri progettini un pochino più specifici per i bambini, dove per esempio verranno utilizzate fiabe per raccontarsi, uno spazio dedicato a supporto a genitori che hanno dei figli con delle difficoltà particolari. Insomma, stiamo buttando giù un bel catalogo di proposte che poi in aggiornamento costante via via che verranno attivate spiegheremo meglio. Bravo. Grazie. Ascoltavo il comitato. Alla domanda che mi fanno a me, perché l'edicola la fai al bar? Per questo motivo qui, perché non sai mai chi può entrare. Chi ti capita? Queste sono disgrazie che noi ci avevamo ogni tanto. Non capito mai, lo sai che sto sempre al lavoro. Ci saranno anche delle serate, abbiamo 150 ore per organizzare delle serate di pomeriggi, magari con un aperitivo per le famiglie, in modo da incontrarsi. Se volete facciamo noi, accogliamo noi le famiglie. Va bene, magari con una serie di temi scelti dalle famiglie stesse. E se necessario con un esperto o anche senza esperto, valorizzando un po' l'auto mutuo aiuto tra genitori. Ma facciamo tutto oro, ti mi dici due giorni prima su cosa dobbiamo preparare, mi preparo così, poi ci fanno da mangiare da bere e noi si noi a gratis così poi. Va bene, scelte, a gratis mi piace, lo prendo. Ho già capito che la suora la comincia così. Io come altri sarò una delle operatrici di questi centri e oltre a portare avanti le attività che verranno fatte durante l'inverno, ad esempio collegate all'aiuto nei compiti o diverse attività, ci facciamo soprattutto portatori del curare la relazione tra la comunità locale e poi le associazioni che faranno le varie attività che sono nel progetto, nell'ottica di anche quelle associazioni che non sono direttamente coinvolte nel progetto devono comunque essere
portate a partecipare, perché una comunità educante si crea tutti insieme, quindi il nostro ruolo sarà quello un po' di animatori della società e della comunità. Cioè ascoltare anche le esigenze, ci sono paesi, del territorio, riportarle all'interno di capire con chi, trovare anche le energie, trovare già anche organizzazioni che fanno delle cose interessanti e collegarle, perché in effetti questo progetto è importantissimo e ha un buon finanziamento per fare una serie di azioni, ma non sono le azioni che risolvono il progetto e lo rendono importante, ma è questa azione di sistema. È questo per creare appunto delle relazioni, una rete, delle persone che effettivamente animeranno la comunità. È un'azione sul territorio importante, che oggi c'è bisogno di questo, perché di gente brava ce n'è tanta, ma tutti scollegati. Pensavi di scapularla, si sperava. Io la vado. Anch'io la mia compagna alla una persona di Alcagno. Se vuole parlare di fermo, sì, tutti i giorni, tutti i giorni. Fra qualche giorno toccherà anche a te, perché sei già rincoglionito. Sì, no, ma sei sulla strada. Io voglio donna badante, sì. Ne voglio uomini, Va bene, in bocca al lupo. Grazie. Sabato arrivo, se vuoi fare un giro. Sabato. E poi te lo chiami pure. Sabato quasi, signora. Non ti vuoi bene, secondo me. Si fa l'ombreggiatore ora, sta a vedere. No, no, devo andare a fare le piscine, se vado a quell'ora rimango sbagliato dentro. Però senza acqua, senza acqua, Via, buona giornata. Ciao, grazie. Forza Inter. Tocca a te. Tocca a me. Ma quello così, che ha detto Lorenzo, anch'io sarò un'operatrice di questo progetto e da quest'estate inizieremo appunto a collaborare con le varie associazioni già presenti sul territorio che già si sono attivate per far campi solari piuttosto che ludoteche, e con Opificio ci occuperemo dei campeggi dei bambini e ci occuperemo anche del museo itinerante, insomma di varie attività, e appunto animeremo un po' la situazione e saremo di aiuto a bambini e genitori che vorranno venire a passare il tempo con noi. Piccola postilla, c'è l'università di Pisa. Piccola che? Postilla. Postilla in fondo, non si vede ma c'è l'università di Pisa, quindi Dipartimento di Scienze e poi politiche. Scienze politiche. Ma perché allora, noi siamo finanziati da un fondo nazionale che combatte, diciamo, la povertà educativa, un fondo nazionale che è stato finanziato da fondazioni bancarie, tutte le fondazioni bancarie d'Italia. Da Livorno c'è anche. E con il mio lavoro ho finanziato questo progetto negli il anni. 31 abbiamo fatto la presentazione in fondazione. Beh, sono contenta. E la fondazione è contenta perché lei ci ha messo 1.400.000 su questi bandi e non vedeva nessun progetto realizzato. I bandi sono 4 quelli finanziati finora, noi siamo il terzo, facciamo parte del terzo bando. Quindi la Fondazione Livorno era contenta di vedere finalizzati un po' i suoi soldi sul territorio toscano e quindi ha chiesto anche di avere una stretta collaborazione, mi fa piacere. L'università c'è perché la fondazione che ci finanzia vuole la valutazione di impatto, vuole un monitoraggio e valutazione del progetto in itinere, ma la valutazione di impatto, oggi progetti di questo tipo o hanno una buona valutazione di impatto, vuol dire a 2 anni dalla scadenza del progetto che ci siano dei risultati in base agli obiettivi che ci si è dati, altrimenti dicono perché continuare a finanziare? E la valutazione di impatto vuol dire cambiare effettivamente qualcosa proprio a livello culturale. L'università si è presa l'incarico di fare questa misurazione che non è facile, chiede degli strumenti anche nuovi, chiede tempo, perché l'impatto si calcola solo 2, 3, 4, 5 anni dopo che un evento è accaduto, perché i cambiamenti culturali non sono proprio fatti così in un attimo. Poi abbiamo Brunella a cui... Tette! Noi abbiamo aderito a questo progetto, ci stiamo già lavorando da 3 anni praticamente, fortunatamente siamo riusciti ad ottenerlo, esatto, questo per i bambini dai 5 ai 14 anni, perché precedentemente era stato proposto, avevamo partecipato a un altro bando per i ragazzi un pochino più grandi, e però quello non ci è riuscito a averlo. Comunque insomma ci impegniamo come canottaggio e anzi partiremo fra i primi, perché la stagione
speriamo che ci aiuti, che sia finalmente venuta l'estate, si faranno due corsi quest'estate per avviare alcuni ragazzi allo sport del canottaggio, al mare, quindi ci si unisce un po' alla vela con un contatto un po' più basso, un po' più diretto, perché faremo prima un'attività di conoscenza di alcune ore con il remergometro, che è questo strumento di voga a terra e che viene utilizzato tantissimo dalla federazione sia a sedile fisso che a sedile scorrevole per gli allenamenti quando il tempo non lo permette di andare in mare. Dopodiché passeremo a far conoscere le differenze tra il gozzo, che è il nostro, diciamo, la nostra imbarcazione con la quale facciamo la maggior parte delle gare remiere, vane e nazionali, ma anche con il coastal rowing, che invece è sedile scorrevole, dall'imbarcazione usata dalla federazione canottaggio, che probabilmente diventerà anche sport olimpico, quindi sarà una specialità che andrà sicuramente avanti, e quindi speriamo che tanti ragazzi abbiano il piacere di conoscere il mare, di, insomma, di apprezzarlo come noi. Andate in colpo, svegliate. Ascoltavo. È mio, c'è la musichina. Tra le nostre educatrici, tra lo staff, abbiamo anche una persona che viene dalla Spagna. Ciao! Anzi, scusa, olè è meglio. Sì, io, come hanno detto, sono educatrice, sono operatrice, sarò all'interno di... No, sono vicino perché lei... di questo progetto, e facendo anche delle attività per i bambini e cercando quello di fare che loro siano i protagonisti di... Nella corrida, nella porta di scappo, toro. Lei ha fatto volontariato l'anno scorso qui, l'Elba gli è piaciuta. Dì, hai visto altri personaggi che ce la fa volontariato? Ma stai scherzando? Ha deciso, fauna, c'è un vivaio. E adesso ci lavorerà, speriamo, per tutti e tre gli anni. Quindi, Regina, hai capito tutto? Ho capito tutto, sto già lavorando. Tu ti è rimasto nel cervello, secondo me, 700.000 euro, aperitivi, cene, queste sono le tre cose che hai memorizzato. Cose, presentazione, festa. Festa. Mi si è messo di cosa è questa isola, cioè, beh, si festeggia, si fa cultura. Si venite che si sta bene, ti piace Silvia? Sì. No, sì, certo. Venite perché fare cultura, far crescere i nostri ragazzi divertendosi, valorizzando soprattutto le realtà che ci sono sul posto, che ce ne sono tante, ma effettivamente stavo sempre visto un problema di Zaleba, abbiamo sempre detto anche in anni passati, dal teatro a tutto, c'è sempre un grande, non c'è una grande coordinazione, sono tutte scollegate. Quindi dall'edicolo del Banascio è tutto, mi raccomando, condividete questa meravigliosa, chiamola puntata, chiamamola merenda, chiamamola... Che ci paghi da bere ora, vieni tranquillo. Seguiteci sulla pagina Facebook dell'isola che c'è per sapere gli appuntamenti, quando iniziano i laboratori. Ma non solo, voi rapidete l'impegno formale scritto, sì, contatto, certo, di sangue, sì, cose, che voi vedete qui ogni volta ci sarà un progetto, di guardate, dal domani, dal prossimo mese inizia il laboratorio di scrittura, cioè, e ci sarà dalle ore di iscriversi in uno di telefono tot, ci sarà, certo, sì, quello, ognuno dalle ore aria marina ci sarà, portate via quel filo e dalle ore, cioè ci direte proprio nel dettaglio se farete quelle cose che abbiamo detto che ancora non sono nel progetto, potrebbero essere per esempio, esatto, le ripetizioni. Mi porto tutti e tre a migliori, che le tiro proprio con la fionda, capito? Non arriva così, con tutto lì, e così, e niente, noi si spiega a modino tutto, la gente lo deve sapere, bisogna farlo sapere, perché poi la gente è vagabonda, non c'è voglia di leggere, non c'è voglia di informarsi, ma sta a fare, li guardano, ti mandi i messaggi un po' di che, a me c'è sta cosa, no, però visto che chi qui c'è già il numero di telefono che va, perché tutto si deve semplificare oggi. Ottimo. Grazie, se non lo fermo è un casino, avanti fino a dopodomani. Grazie, Regina, lei è sempre così gentile, cordiale e sintetico. Grazie. Ti aspettiamo sabato a Rio Marina. Alle 4 e mezza. Prima Rio Elba, alle 15:30 Rio Elba, dopo Rio Marina. E già la gente. Io ero già la festa. Basta. Dagli uno perché... A Rio Marina alle 4 e mezza, si mangia e si gioca. Grazie, ciao. Ciao.